giornata molto speciale questo 29 novembre all'Atelier Merinda Spose, che accoglie Alessandra Rinaudo di Nicole. Benvenuta intanto. Grazie. Ciao a tutti, sono molto contenta di essere qua oggi. L'immagine di Alessandra è quella della stilista, della professionista e anche del personaggio televisivo, grazie all'abito dei sogni su Real Time, un successo che ovviamente Merinda non si è lasciata scappare, anche per la grande stima che c'è tra voi, vero Merinda? Io la stimo tantissimo, sono 7 anni che praticamente ho in casa il marchio Nicole, ma l'ho scelto la prima volta, devo dire, per caso, perché cercavo una linea che mi piacesse in modo particolare e che in quel momento mancava nel mio atelier. E proprio quella volta l'ho conosciuta personalmente, se ti ricordi, e sono rimasta colpita, a parte dalla linea, dalla dolcezza, dalla semplicità degli abiti, ma dalla loro impronta sposa senza essere né sovraccaricata né sminuita, una sposa dolce, dove praticamente l'abito le fa da cornice, dove si vede lei, perché quel giorno la sposa deve praticamente vedersi lei, vedere il suo sguardo, la sua luminosità, ed Alessandra devo dire che in quel giorno mi ha colpita per la dolcezza, per il modo come mi ha presentato gli abiti, ma come si è presentata lei, e mi ha dato la motivazione di come disegna gli abiti, e io mi ci sono rispecchiata molto. Ecco perché ci tenevo tantissimo averla con me, perché comunque il mio motto praticamente è quello: la bellezza è emozione, perché comunque l'emozione che prova la sposa nel momento in cui indossa il suo abito e si guarda nello specchio, e quell'abito praticamente è lei che sceglie, lo sceglie con il cuore, le dà emozione, le dà quegli occhi lucidi, che è la cosa più bella che si possa provare. E ha detto praticamente tutto Merinda. Abbiamo qua il cuore, che è il simbolo di Alessandra. Alessandra ha già incontrato delle spose, ci ha parlato e con loro ha fatto un percorso. Come funziona questo percorso tra una stilista e una ragazza che sta coronando un sogno? Ma intanto il percorso nasce dalla sposa, nel senso che io penso che quando una donna si sposa è fondamentale che sia se stessa, e quindi l'abito che racconta di noi e dice di noi, soprattutto nel giorno del matrimonio, deve rispecchiare la personalità di chi lo indossa. Quindi prima cosa bisogna scegliere un abito che rispecchi la sposa, il suo carattere, il suo modo di essere, proprio perché è la giornata in cui inizia il suo percorso come nuova famiglia, no? Quindi certo, si presenta non soltanto ai parenti più intimi, ma anche a tutta la società. Io ho una mentalità un po' retro, e quindi sì, sinceramente vedo nel matrimonio una promessa non soltanto tra i due sposi, ma anche tra i due sposi e la società in cui loro vivono, e quindi trovo molto bello questo significato del matrimonio. Perciò l'abito è importante, perché è l'abito che racconta di sé davanti a tutti. E infatti già è iniziato, adesso ci sono 3 spose divise per ogni camerino, questa cosa si ripeterà per tutto il giorno e avranno l'attenzione che meritano, ma anche l'aiuto, perché come ha detto giustamente Alessandra, ciascuno ha il suo sogno, la sua preferenza, però è bene che ci sia una mano professionale che aiuti nella scelta giusta. Perché qual è la difficoltà di scelta? È che l'abito da sposa è veramente molto diverso dall'abbigliamento casual a cui siamo abituate, per cui la vestibilità dell'abito da sposa è un qualcosa di sconosciuto. Ora noi del settore, diciamo, chiediamo spesso alle ragazze una foto, un'immagine, quello che la colpite, perché vogliamo leggere non tanto esattamente quel modello, ma ciò che in quella figura, in quell'immagine a loro piace. Può essere un dettaglio, può essere una schiena, può essere il volume della gonna, può essere il pizzo. Poi da lì partiamo, e conoscendo tutto il campionario a memoria, come veste un abito piuttosto che l'altro, come sta quella scollatura piuttosto che un'altra, allora siamo in grado di proporre quello che
loro non riescono a vedere su un abito appeso. Ecco, questo credo sia la cosa principale. E è quello che Merinda fa 365 giorni l'anno. E in quello che ha detto Alessandra io mi ci rispecchio fedelmente, proprio alla lettera, perché la prima cosa che dico alla sposa quando è lì è che l'abito che sceglie è a lei, ma l'abito deve rispecchiare come è a lei, quella che è la sua personalità, il suo modo di essere tutti i giorni, perché una ragazza semplice, una ragazza pulita, non può presentarsi quel giorno solo perché si deve sposare con un abito dentro una bomboniera, un qualcosa dove non è a suo agio, perché quel giorno la cosa più importante, l'abito è importante e deve rispecchiarla in tutto e per tutto, però lei ci si deve sentire a suo agio, soprattutto perché in quel giorno deve pensare quello che sta facendo nel corso della giornata. La parte più importante sono le promesse che si scambiano sull'altare, quindi non pensare al corpetto che ti stringe, alla gonna che ti è, quindi deve essere a suo agio. E poi nel corso della giornata avere la libertà di movimento, di ballare, di stare con le persone che le vogliono bene, festeggiare con loro, ma essere libera nei movimenti. Però a un certo punto deve anche valorizzarla, deve valorizzarla nei punti giusti, ed è quello che io faccio nel mio quotidianamente con le mie spose, ma seguendola anche nei vari dettagli, nel consiglio, ecco, di come mettere i capelli, del trucco, è fondamentale. L'abito è importante, Alessandra, sì. Giustamente è importante la scollatura, è importante il velo nel quale ti ci devi sentire, perché se non ti ci senti è motivo di disagio, sì. Ecco qua che può essere bello ma non è adatto. Ma io lì insisto lei, fino alla morte, alla morte perché... infatti è quello che faccio sempre velo. Sì, perché per me Il velo è proprio quell'accessorio che ti fa sentire sposa, cioè quell'emozione in più, non soltanto per chi guarda, perché comunque la sposa quando arriva incorniciata da un velo, che può essere anche il più semplice. Però ha quella magia in più, ma anche proprio per la sposa nel momento che se lo mette, perché quando noi vendiamo l'abito da sposa sappiamo già che nel momento in cui la ragazza sceglie non ha ancora proprio la coscienza della giornata, poi mano a mano si avvicina alla data, allora pian piano capisce le sfumature. E quindi spesso noi magari impostiamo un look che poi andiamo ad arricchire mano a mano che c'è effettivamente questa presa di coscienza, e questo è molto bello. È molto bello, è molto perché bello. Comunque spesso la lacrima, l'emozione avviene in prova quando si mette il fatidico velo, perché comunque parliamo, c'era anche un detto, Alessandra, che il velo fa la sposa, no? Ma è vero, il velo fa la sposa. Per cui io ho tantissime spose magari prima di sposarsi dicono io il velo non lo voglio perché io sono una ragazza moderna, perché poi quando arrivano e si rendono proprio conto del momento e gli indosso un velo, effettivamente riconoscono che quel tocco che ci vuole. È l'azione finale, è il momento, il dettaglio giusto. Parliamoci chiaro, oggigiorno la vita è diventata talmente tanto dura, è diventato talmente tanto tutto molto commerciale, talmente tanto freddo se vogliamo. Questa è una parte della vita di ogni ragazza, di poter realizzare il loro sogno, il loro desiderio, chi in un modo, chi nell'altro. Quindi avendo la possibilità di farle sognare queste ragazze, facciamole sognare, e quello che io faccio nel mio atelier è proprio questo. È quello che hai fatto sempre, perché il discorso, Alessandra ci diceva prima, la scelta di essere qua, il cuore che ti ha portato a creare questo, che ha compiuto quest'anno 10 anni di attività, e per Alessandra due donne, un cuore e un'emozione. Perfetto, infatti io mi ci rispecchio tantissimo, perché comunque continuo a dire che l'abito si sceglie con il cuore, perché con il ragionamento te arrivi a capire, ah sì, la scollatura mi sta meglio questa, il punto vita me lo fa meglio questo tipo di taglio di abito, la gonna deve essere ampia così, e qui ci arrivi col ragionamento. Ma nel momento in cui hai messo insieme tutte queste cose e nell'abito davanti allo specchio che ti raffigura come te volevi, ti sale quella la sensazione qua, ti vengono i rossori, ed è il cuore che ti dice sono io, perché in quel momento mi vedo sposa. E quindi ecco perché l'abito si sceglie con il cuore, quindi questo fatidico cuore è importante, mettiamolo questo cuore, ma dappertutto andrebbe messo oggigiorno, ma questo è un momento importante della vita di una ragazza, e quindi che se lo porterà dietro, questo insieme poi alla nascita, no? Del primo figlio, queste sono le cose che uno non si dimenticherà mai, no. E quindi cerchiamo di, io nel mio piccolo, questa è la mia missione, nel senso che sto lì anche ore, te sai quanto è dura a volte nel cercare di far capire
capire. Perché la vendita dell'abito da sposa ha una responsabilità in più, perché l'abito non si può sbagliare. Non si può, no. E alle volte capita che magari ci sia un intoppo nel percorso e quindi diventa necessario proprio subito rettificare un attimino le cose e perché non c'è una seconda occasione. No, cioè l'abito da sposa lo mette una volta sola. E quindi non devi sbagliarlo. E quindi per questo ci sono le professionalità. Enorme, la responsabilità enorme. Ecco perché nel momento in cui la ragazza ha scelto, che la vedi completa, che uno è stata lì per ore a insistere, che okay, io provo sempre quel fatidico brivido e quell'emozione viene anche a me, perché ho detto va bene, è lei. Ci siamo riusciti, è lei, e nei mesi che seguono fino ad arrivare al matrimonio è un pensiero, perché è una bella responsabilità, sì, perché fai parte del sogno per realizzare quel sogno quel giorno, ma è una responsabilità, sì. Non ci devono essere intoppi. No. Non ci saranno. Se una ragazza si rivolge a un atelier professionista, veramente deve anche essere tranquilla, perché sicuramente quando si sceglie un abito, io dico sempre, bisogna assolutamente cercare l'abito, ma anche rivolgersi a un professionista che sappia quell'abito portartelo perfetto. Cioè perfetto vuol dire l'orlo perfetto, il che vuol dire che non ti inciamperai, che sarà elegante, la vestibilità perfetta, perché se no un abito bello, se è indossato male, non è più bello. E quindi, siccome l'abito da sposa, a differenza sempre del casual, veste, ha una vestibilità aderente, super modellata, è importante che l'atelier abbia un servizio di sartoria di qualità. Cioè bisogna guardare la vetrina, ma anche andare un pochino oltre. E in effetti lei ha fatto un percorso importante, è riuscita a crearsi una realtà di grandissimo prestigio dovuta alla sua professionalità oltre che al gusto. Questo io volevo che grazie, sottolinearlo direttamente da Alessandra. Grazie per il complimento, detto da te è veramente un onore. Io ne vado molto fiera di avere uno staff sartoriale qualificato, perché oggigiorno avere delle sarte ma qualificate, che hanno fatto il loro percorso non soltanto di esperienza, ma anche in quelle giovani che comunque hanno fatto il loro percorso nelle accademie, poi sono andate presso stilisti, quindi hanno un bagaglio diciamo di esperienza importante, e ne vado veramente orgogliosa, perché sono delle ragazze splendide che lavorano un po', me le sono diciamo cresciute e quindi la mia è diventata come una famiglia, nel senso che quello che sento io lo sentono, sì, loro, e se in quel momento non sono in prova perché sto seguendo un'altra ragazza e loro ritengono che quella scollatura, quel pizzo sia poco luminoso, loro si permettono di dire no, hai bisogno un pochino più di luce, e non fa niente, hanno fatto il si ributta giù, lo ritirano su fino a che si ottiene il meglio, perché poi dopo tutto il lavoro non lo vede nessuno, ma la cosa bella, la luminosità quel giorno della sposa, è lei che si rivedrà nelle foto, si rivedrà nel, sì, filmino, nel corso degli anni, sì, quello si vedrà e rimarrà per sempre, quindi questo è importante. Io sono orgogliosa del mio staff in una maniera incredibile. Perfetto, così è il premio del lavoro, il premio chiaramente la presenza è di Nicole, che ha scelto Merinda Sposa per rubare il cuore.